Juve, Real Madrid 3-1, a me viene un dubbio. Un dubbio bello grosso, ma non è che la Juve può essere una candidata davvero forte per lo scudetto. Perché questa Juve è strana dall'inizio. È strana dall'inizio, è una Juve che si sono messi là a lavorare, si sono messi là, secondo me, a darci sotto. Attenzione, avete visto McKenny, avete visto questi giocatori che sono mezzi e mezzi, dovrebbero partire, avete visto Vlahovic, avete visto Chiesa, tutti i giocatori in uscita, ma in uscita di che? Sarebbe davvero sportivamente, secondo me, un errore mandare via sia Chiesa che Vlahovic. Assolutamente. Assolutamente, specialmente Chiesa l'anno scorso non c'era perché era infortunato, ma Chiesa, io me lo ricordo, è uno dei giocatori più forti del campionato italiano, abbiamo vinto l'europeo, cioè hai un giocatore del genere in casa che vuole restare, fallo giocare bene. E la Juventus ha Kostic, la Juventus ha tanta roba, la Juventus ha una fase difensiva forte, perché Allegri, diciamo tutto e possiamo davvero dire di tutto a livello di critica sportiva, tutto quello che volete, però a livello difensivo quello fa. Quindi la difesa della Juventus è una difesa forte. Non dimentichiamoci che l'anno scorso per un certo periodo la Juventus era la seconda forza del campionato. Dopo il Napoli era la prima forza, il Napoli prese quello scudetto in maniera me lo prendo e me lo porto a casa. Ma questa Juventus, proprio questa, senza Lukaku, senza altre cose, questa qua, è una Juventus piena anche di giovani che hanno voglia di fare, voglia di mettersi in mostra, voglia di sudare, è una Juventus bella tosta, dopotutto ha pareggiato col Milan, e sembrava una cosa così, sembrava che il Milan dovesse fare, diciamo, doverla mangiare a spezzatino, e non è stata così, perché Juventus-Milan, la Juve forse ha meritato anche un po' di più dopo aver vinto i rigori, ma con Real Madrid, cioè con Real Madrid vinci 3-1, fai 3 gol, lasciate stare il fatto che sono amichevoli, però la capacità anche di fare 3 gol non sono pochi, perché Real Madrid si impegnava, io l'ho visto un po' di partita, il Real Madrid un po' si impegnava, anzi un po' tanto. Adesso la Juventus deve andare in un campionato, quello italiano, dove la può fare davvero bene, una sorpresa. Dice Diego, attenzione, è un amichevole, le amichevoli si soppesano, non si pesano, vero, è vero tutto. Quando dite questo è assolutamente vero, sono d'accordo con voi, oggi nelle amichevoli puoi fare 5-0, lo incontri domani in una partita ufficiale, lo stesso avversario, lo perdi 7-0, vero, verissimo. Però qualche indicazione, le amichevoli adesso incominciano a darle, perché le squadre ne fanno meno, però quelle che fanno amichevoli, guardate che non sono più quelle di una volta, di amichevoli c'è niente, c'è il fatto che non c'è nulla, non c'è posta in gioco, ma a parte quello, almeno i primi tempi, i primi 60 minuti, sono se li danno. E la Juventus ha dimostrato che tutto sommato, non dimentichiamoci che non ha le coppe, tutto sommato può ambire a belle cose, assolutamente a belle cose, deve un po' sfottire lo spogliatoio, sono tanti, però anche lì Giuntoli, adesso mai Giuntoli già da un bel po' che alla Juventus deve muoversi, insomma non è che è arrivato proprio ieri, se devi vendere qualcosa, io sono sempre dell'idea che quando devi vendere, anche se svendi un po', cioè se alla fine fai un 5 milioni, 7 milioni di minusvalenza e ne vendi 5, 6, 7 giocatori vanno bene, va bene. Svendi perché liberi lo spogliatoio. Alla fine, guardate che tutti questi discorsi, minusvalenza, plusvalenza, alla fine quello che conta è il campo. Alla fine quello che ti porta i soldi è il campo. Cioè l'Inter oggi vale quello che vale perché raggiunge la finale di Champions, lo stesso vale il Milan che raggiunge la semifinale di Champions, perché se Inter e Milan fossero stati eliminati ai gironi di Champions sarebbe stata un'altra musica, totalmente un'altra musica a livello anche di calciomercato, quindi va bene, plusvalenza. Cioè lo spogliatoio, quello della Juventus come quelli di altri, deve essere un po' sfoltito, però oggi come oggi questa Juve è tosta. Questa Juve incomincia a essere tosta come squadra, cioè tosta davvero come squadra. Se si sono messi in testa di ascoltare Allegri, di avere Allegri, perché io vedo qualche spezzone di allenamento, c'è Allegri che parla, scherza con i giocatori, magari la prospettiva che ci arriva a noi è un po' diversa da quello che c'è nello spogliatoio. Ricordatevi che quando giocatori e allenatori vanno d'accordo, e già siamo al 50-60% dell'opera, se non di più.
Quindi se i giocatori, se la maggior parte dei giocatori va d'accordo con l'allenatore, è tranquilla con l'allenatore, anche perché sta tirando fuori tanti ragazzi, allora la Juventus può assolutamente sedersi al tavolo dei favoriti, perché i favoriti del campionato italiano, volendo, non sono tanti, perché storicamente sono 5: Napoli, Roma, Inter, Juventus e Milan, e molto di più le ultime tre squadre, ma non perché lo dico io, ma perché questi sono i fatti. Quindi non c'è niente di strano che la Juventus si segga lì aspettando, dice forse questo è il momento giusto, non ho le coppe, sto rifacendo la squadra, non ho grande pressione, mi vinco la prima partita, la seconda partita, la terza partita. Se dopo intorno a gennaio, a fine dicembre, la Juventus è in testa, le cose cambiano, si vede tutto da un'angolazione diversa. Io sono convinto che sono squadre ancora più forti di questa Juventus, ma questo ieri ho fatto il pronostico sì, sulla classifica finale del Premier League. Quando farò la classifica finale italiana, dirò dove io immagino la Juventus, ma questo colpo di questa notte, di questa vittoria del Real Madrid, è un colpo forte. Un colpo forte, bussato in maniera forte, robusta la Juventus. Sicuramente il Real Madrid è strano, perché anche col Milan il Real Madrid non aveva fatto. Io è pieno di giocatori forti, a Bellingham, Vinicius, ma quanti ne ha? Ne ha tantissimi di giocatori di Real Madrid, anche messi lì in panchina. Però l'anno scorso ha perso la Champions, non l'ha vinta, ma non solo, ha perso la Liga. Quindi magari così forte, magari non lo è il Real Madrid. È possibile, secondo me è ancora più forte della squadra italiana, quello sì. Però le squadre italiane, il calcio italiano si sta avvicinando, non dimentichiamoci che il calcio italiano l'anno scorso ha fatto 3 finaliste, dopo l'abbiamo perso tutte e 3, ma quello è un altro discorso. Detto questo, non vedo l'ora, così come tutti voi, non vediamo l'ora di vederli questi proprio giocare, tutte le squadre giocare, finalmente mettersi là, guardarsi una partita con i 3 punti in palio, la polemica, perché di queste 5 squadre che vi ho detto, Napoli, Inter, Juventus, Milan e Roma, sicuramente anche per statistica qualcuno di questi andrà male all'inizio, e lì allora possiamo fare discussioni, possiamo discutere. Mettete che l'Inter perde le prime 2 partite, o il Milan perde le prime 2 partite, o la Roma perde le prime due partite, capito quanta discussione c'è? Al momento queste discussioni non ci sono, abbiamo questi lampi di amichevoli, e questo è, mi ci rimango un po' così, perché mi sono allontanato dal calciomercato. Perché il calciomercato mi ha deluso troppo quest'anno. Ci sono stati 2-3 attaccanti e se li sono girati tutti. Cioè, un nome è un nome per tutti. Quello della Roma di adesso, Marcos Leonardo, veniva dato e accostato alla Lazio all'inizio del calciomercato. Oh, la Lazio è vicino. Io leggevo queste cose, la Lazio è vicino. Adesso è vicina la Roma, che a sua volta era vicinissima a Scamacca. Ormai è dietro la porta. Scamacca, guarda dove è Scamacca, è lì dietro l'angolo. Adesso va all'Inter, probabilmente la stessa cosa con Frantesi, Thuram al Milan. Cioè, troppi pochi giocatori. L'unica squadra che ha preso giocatori dal cappello così è stata il Milan. Il Milan è stata l'unica che ha avuto non il coraggio, ma un'altra strada, e ha preso giocatori che gli altri non interessavano. Loftus-Cheek non aveva tutta questa gente addosso, lo stesso per Pulisic. Cioè, il Milan si è messo là, si è seduta, si è fatto i suoi contrattini, scritto il suo contratto e è andata avanti così. Tutte le altre squadre girano sulle stesse giocatori, sono lì, è come il mercato piccolo, uno stagnetto, non è un lago, ma neanche una palude, uno stagnetto di giocatori, e devi prendere quelli lì. Dopo c'è la Juventus che non prende nessuno. La Juventus ha preso UEA, ma oltre a UEA, in fin dei conti la Juventus non sta facendo calciomercato, perché gli avranno detto anche a Allegri, questi sono i giocatori ci sono. Se la Juve si convince che ha i giocatori, questi giocatori fanno bene, ce n'ha tanti di giovani, io credo che la Juventus può essere una delle favorite. Il colpo, davvero, un colpo bello duro, bella botta ha dato con questo Juventus Real Madrid a se stessa, prima di tutto, a se stessa e alla propria tifoseria. La Juventus ha dato un colpo, ha fatto uno squillo bello forte per se stessa e per la propria tifoseria. In parte anche, adesso parliamo di amichevoli, in parte anche l'Inter con la bella vittoria col Paris Saint-Germain, che è sempre gustosa, perché no, è meglio una vittoria.
Il Milan è qua e là, perché il Milan è bello, bello, eccetera, eccetera, però non è che ha vinto, almeno non mi ricordo che abbia fatto chissà quale risultato, sono amichevoli, lo so. La Roma chi l'ha vista? Il Napoli sta giocando le sue amichevoli a Castel di Sangro e tutto per i fatti suoi, completamente. Il Napoli è Osimhen, se Osimhen resta o non resta. Se Osimhen resta il Napoli sarà ancora competitivo. Questo è quello che ci sta dicendo questo periodo e ci stiamo avvicinando, piano piano, ma ci stiamo avvicinando al calcio, finalmente. Quello bello, quello giocato, quello che ti diverti di parlare di calcio. Mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi, questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, e alla prossima, ciao a tutti ragazzi, ciao, ciao. Oh, mettete un like, non dimenticatelo, ciao ragazzi, ciao ciao.